ho deciso che la politica non doveva più occuparsi di me, ma io mi dovevo occupare della politica, visto che c'era una coltre di nebbia fittissima intorno al Palazzo Comunale, ma non solo, anche ai palazzi romani. E quindi ho trovato gente come me, gente, non ero sola, evidentemente, perché ho trovato dei compagni di viaggio straordinari che come me avevano deciso di non delegare più. Ci siamo trovati, ci siamo conosciuti, siamo andati alle amministrative nel 2012 con tanto coraggio, eravamo veramente come dei bambini di 6 anni. Dopo abbiamo continuato, abbiamo iniziato a studiare delle problematiche serie che coinvolgono questa città. Parliamo della discarica, parliamo dell'AMET, del depuratore, anche della gestione dello stadio, oltre che della mancanza di trasparenza totale per quanto riguarda il Palazzo Comunale. Poi è arrivato il 2013, sono arrivati loro in Parlamento, una risorsa importantissima, perché noi siamo stati finora una forza extra consigliare, quindi non potevamo ottenere, non ci volevano far ottenere né carte né documenti. Sono arrivati loro, li abbiamo chiamati ed averli portavoce ci hanno aiutato ad avere le carte che poi noi abbiamo fatto, abbiamo reso pubbliche assolutamente sui vari siti, sui giornali eccetera, in maniera tale che il cittadino si rendesse conto dello stato dell'arte di Trani. Io mi sono occupata specialmente della materia ambientale, della catastrofe, della discarica che sta sulla Trani-Andria, un disastro annunciato. Eravamo dei visionari nel novembre del 2013, quando chiedemmo a Giuseppe, a Maurizio e Daniela di farci entrare, chiedemmo una mano, noi dobbiamo entrare in discarica perché lì c'è qualcosa che non va. Siamo entrati in discarica, abbiamo visto e poi abbiamo incominciato ad ottenere le carte grazie a Giuseppe. Abbiamo iniziato a studiarle, abbiamo scoperto una realtà spaventosa. Spaventosa, però per qualcuno non era spaventosa, anzi ci dicevano, ci minacciavano di querela, ci minacciavano di portarci in procura per procura d'allarme, dicevano che la falda non era inquinata, che non c'era nessun problema, che tutto andava bene. Evidentemente non è così, tant'è vero che ora sono indagati per ipotesi di disastro ambientale. Così abbiamo fatto anche per Amio, se ne sono occupati altri attivisti e anche lì abbiamo avuto l'aiuto dei nostri portavoce per prendere le carte, per capire un po'. Insomma, siamo stati, posso dirlo, l'unica forza politica, Trani, anche se extraconsigliare, a dare un contributo alla legalità e alla trasparenza. Tutti gli altri stiamo ancora aspettando che gli altri, con i loro consiglieri regionali, provinciali, comunali, e parlamentari, ci diano qualche spiegazione. E ora, niente, abbiamo questo sogno, quello di entrare in Consiglio Comunale e di portare, di accendere dei fari per Trani, di dire alla cittadinanza: guardate, c'è questo che non va, dobbiamo risolverlo, dobbiamo essere una forza propositiva. Finora la gente ci ha apprezzato, all'inizio non era così, però poi si sono avvicinati, piano piano, venendoci a chiedere aiuto, se potevamo accendere dei fari su quella situazione piuttosto che su quell'altra, e ci siamo riusciti, quindi siamo pronti. Io non avrei mai accettato questo incarico se non mi fossi sentita pronta, se non avessi studiato e avessi dato un minimo di conoscenza di quello che andremo a fare. Sono felicissima di farlo e chiedo ai cittadini di darci una possibilità, di assumersi la responsabilità del cambiamento, perché noi siamo veramente il cambiamento, non a scherzare. E quindi niente, siamo ancora discretamente in tempo per salvare Trani, speriamo di farcela. E ringrazio tutto il gruppo, veramente, una squadra straordinaria messa su in 3 anni. Giro di una settimana, hanno una forza di volontà impressionante, camminano per la legalità, per la trasparenza, quindi io in questa campagna elettorale non sarò sola, ma mi accompagneranno spesso anche loro, perché il sindaco non è una persona che da sola deve affrontare tutto, il candidato sindaco è una persona che viene coadiuvata da altre persone che l'aiutano e rendono tutto questo percorso possibile. Grazie. Buonasera Trani. Dopo tutto questo bel discorso mi tocca fare il cattivo, perché capite che se no qui andiamo solo
sulla bontà, la bontà che rappresenta Antonella, però dobbiamo anche forse guardare un po' la realtà alla quale purtroppo ci rivolgiamo. Io lo dicevo adesso agli amici della stampa, la campagna elettorale dei rifiuti, la campagna elettorale dei rifiuti a livello regionale, e vedete qui c'è Paolo che è un candidato nostro del Movimento 5 Stelle per le regionali di Trani, ci sono anche c'è Savio, c'è Grazie che rappresentano Barletta, Trani, altri candidati di questo territorio, c'è Michele che è il candidato sindaco di Andria, questo più che altro per rappresentare quello che è lo spirito del movimento, la famiglia.
Io voglio ricordare che quando sono entrato in quella discarica, assieme ad altre persone e assieme, sottolineo, ai comitati tranisi, che voglio ringraziare, perché senza i comitati non ci sarebbe stato nemmeno questo. E che molte volte devono accettare la mancetta della politica. Noi questa mancetta non gliela chiediamo, voteranno chi vogliono, però abbiamo collaborato con loro sulla discarica. E allora io voglio ricordare a questa gente che quando io sono uscito da quella discarica, dopo mesi in cui abbiamo chiesto la visita ispettiva, probabilmente la discarica era anche stata preparata, diciamo così, in qualche modo. Quando siamo entrati in quella discarica, io non sono un tecnico, sono un fisioterapista, avendo visto però altre discariche, ho detto, all'occhio, mi sembra che tutto sommato non sia la peggiore delle discariche. Ma proprio perché non mi fido del mio occhio, che è quello di un fisioterapista e non di un tecnico, il sottoscritto poi per i 3 mesi successivi, ogni settimana, ha chiesto al dirigente le carte. E quando le abbiamo ottenute quelle carte, abbiamo scoperto quello che abbiamo scoperto. Quindi chi dice che io avevo detto quello è disonesto intellettualmente, perché se mi fidavo di quello che avevo visto non chiedevo mica le carte. Ma tra parentesi, noi siamo dovuti entrare in Parlamento nel 2013 per riuscire a fare questa visita dopo un anno di pressioni varie, e loro invece, che sono da decenni nelle istituzioni, ma dove caspita sono? Ma dove caspita erano quando la discarica di Trani, di Andria, diventavano inceneritori, praticamente a Barletta abbiamo l'inceneritore e la cementeria che brucia oramai rifiuti, e noi poi a Trani e Andria abbiamo le discariche di mezza Puglia. Dove erano queste persone? Dove erano prima? E dove sono adesso? Sono andate solo in silenzio. Perché se da una parte qualcuno è delinquente e se ne occuperà la magistratura, dall'altra parte qualcuno come minimo è incompetente. Perché se io vi faccio il caso delle nostre regionali, il nostro presidente della regione è andato all'interrogatorio dell'ILVA, per il quale è rinviato a giudizio, cioè la richiesta di rinvio a giudizio, e per 8 ore, sottolineo 8 ore di interrogatorio, la risposta più frequente è stata non mi ricordo. Allora, se queste persone qui, come a Bari e come ovunque, non si ricordano, non sono capaci, tornassero a casa, non diamogli la possibilità di amministrare la cosa pubblica. Ma io mi chiedo, come caspita che ad Andria, a Trani, ovunque, non abbiamo paura di dare a queste persone le chiavi della nostra macchina, perché ci sarà la nuova, no? Però gli diamo il nostro comune, facciamo trattare a loro decine di milioni di euro. Io non mi arrabbio più con loro, io mi arrabbio con i cittadini. Perché poi nelle nostre realtà sappiamo questi chi sono, sappiamo chi li accompagna, sappiamo adesso che magari certe persone non potranno più candidarsi e metteranno il loro galoppino, metteranno il loro figlio, il nipote. Oh. E quando allora li votiamo, sappiate che la colpa è nostra. E quindi sappiate che il 17 maggio questo dovete trasmettere alle persone. Il voto è semplicemente tra coloro che sono onesti e coloro che sono disonesti. Non c'è altro, non c'è, qui soprattutto. Il danno d'immagine dato in Parlamento a Trani, sentire sistema Trani, la maggior parte dei parlamentari che non conosceva Trani, se non per vicende turistiche bellissime, veniva a chiedere ma che è successo a Trani? Questa è la realtà. Allora io vi prego di darvi la possibilità, vi prego di darvi la possibilità di far entrare questi qua, che da onesti probabilmente faranno rubare un po' meno. Se poi addirittura volete fare la rivoluzione copernicana, io sarò felicissimo, e li volete far governare, secondo me, così molto modestamente, qualche piccola soddisfazione ce la possiamo togliere. Perché loro non governeranno per il Movimento 5 Stelle, governeranno per tutti. Nessuno avrà più favori, dalle cooperative sociali a tutti gli altri settori. Nessuno avrà più favori, sia chiaro. Chi pensa di votare il Movimento 5 Stelle per ottenere qualcosa ha sbagliato parrocchia.
questa, noi stiamo ultimando il programma, però lo vogliamo fare anche con l'aiuto dei cittadini, quindi veniteci a trovare il gazebo, veniteci a trovare qui, portate le vostre idee, le vostre proposte, noi le inseriremo. L'aiuto del cittadino è fondamentale in questo momento, senza di voi noi non siamo niente, dovete venire qui, non abbiate paura, entrate, qui è sempre aperto, c'è sempre qualcuno che vi può ascoltare, quindi venite a trovarci, serenamente.